Patrick Superclars. Ragazzi, questo è Mauro, il proprietario. Complimenti per la vettura, innanzitutto. Grazie. Io ho visto, proprio sentito che frena una bomba, quindi suppongo che i freni sono funzionali, perché su queste macchine mi insegni che i freni peccano. Dal passato era così, poi le cose sono cambiate, naturalmente. 2017 come versione, di la verità, che gli hai fatto sotto? Allora, di base, ragazzi, ho preso una macchina con tanti optional. Passavo dalla Corvette, stesso motore. Diciamolo. Mauro passava dalla Corvette, quindi da una buona potenza rispetto a Camaro, però io ho notato che praticamente la Corvette tutta la Yuga Camaro, l'hai trasportata, che hai fatto? È la stessa, stesso motore, ragazzi. Quindi hai fatto praticamente, dimmi, che versione spieghiamo? 4,66 di cavalli era sulla Corvette C7, 4,55, stesso identico motore, 6200 su questa, V8, sempre lo stesso. Hanno preso, hanno portato di qua. Questa ha uguale lo sterzo, ha uguale il quadro comandi, tutto uguale. Quindi è una Corvette con telaio Camaro praticamente, e per questo mi sto divertendo. Sì. Ma dice di sti freni, non sono originali, frena da Dio. Questa è accessoriata, ma... Che è kit realtà... Brembo? Kit Brembo Camaro. Ok, quindi hai installato un kit Brembo. Sì, quello proprio della Camaro. La Camaro c'ha varie... Tu l'hai comprata e hai detto voglio modificare i freni, voglio più potenti. Sì. Ci stanno dei kit Brembo per la Camaro. Perfetto. Per questa versione qua. Baffati, ventilati, più grandi del normale. Perché infatti mi hai visto come spingevo, cioè, a parte la tenuta è migliorata, hanno migliorato proprio la tenuta di strada, ragazzi, se guardiamo le Camaro, le Mustang di 10 anni fa, tenuta non c'era, freni non c'erano, poi chi più chi meno, ma questa qua hanno migliorato totalmente la tenuta. Apriamo il cofano, 6200 V8 del 2017, giusto? Sì. Sbam. Ecco ragazzi, ecco quel bambinello, è lo stesso della Corvette. Ragazzi, nel V8 ovviamente va messa a benzina e anche tanta, però il mondo è andato avanti con la tecnologia e quindi praticamente con questi nuovi modelli e la macchina, se chiedi poca potenza, spinge una bancata, quindi diventa da V8 a V4 e diciamo il consumo è medio, quindi un po' per le tasche, un po' per tutti quanti, ok? Poi ci facciamo un giro e rimane sintonizzati. Poi regà, è sempre in 6200, dai io. Allora, adesso siamo in
Allora, qual è il discorso? Allora. Dal 2017 in poi hanno cambiato il software e hanno messo un software, a parte se prendi una versione... allestimento col televisore, cioè, è proprio un... hanno messo in... cioè, ragazzi, la Camaro di 10 anni fa, ragazzi, era dentro, era proprio un'altra cosa. Luci interne, addirittura tu puoi scegliere il colore delle strisce. Guardate, perché tutto mo' intorno è... alle strisce. Guarda. Puoi scegliere il colore. Cambia colore in base rosa, cioè, Se vede poi bel giorno, perché che comunque, spettacolo. Comunque. A parte queste cose che sono... Chi è stato? Più, non lo so, capita. Vabbè. Sono più, diciamo così, la cosa buona è che dal 2017 hanno cambiato il software e si sono evoluti tanto. Quindi se prendi una versione top, una 3LT, c'hai l'LCD anche là. E soprattutto... Sì, mi dicevi infatti una cosa, che tipo ti passa la mappa anche qua. E poi anche sul vetro c'hai... Sul vetro c'hai riflesso proprio sulla strada. Eccolo là. Le informazioni. Non so se lo può lo vede solo camera. Passeggero, lo vede solo il guidatore. Però che queste sono roba da... È una cosa bella, una bella futuro bella. Questo qua. Anche io avevo una Corvette C7 del 2014. Quella rossa gabbia. Anche questa macchina qui aveva gli scarichi aperti e chiusi in base alla mappa. Se stai facciamolo vedere, in track ti mette tutto aperto. Se stai in city o in touring è tutto aperto. Allora, facciamolo vedere. Adesso abbiamo parlato, vediamo i fatti. Mentre 2017 hanno fatto che questa cosa la puoi scegliere. Quindi modalità di guida, gestione sound motore. Ecco qua. E qua puoi scegliere se vuoi gli scarichi chiusi. Mo sono chiusi, giusto? Sì. Aspetta, facciamolo sentire. Sentiamo. Che si sente sempre comunque, però... Vediamo, sport, circuito. Vai. Da fuori la differenza è abissale, ragazzi. Cambia, lo sento anche proprio a pelle. E poi, se lo metti in auto è come nel 2014. 2014 mentre era auto, quindi in base alla modalità di guida che noi ci abbiamo qui. Schiaccio. Guarda lì, giro. Pista. Ah, eccolo qua, lo vedi qua? Giro, sport, pista, vai, metti e neve chiara. Giro. Se tu stai in touring, che giro? C'ha tutti i controlli, giusto? C'ha tutti quanti i controlli, le sospensioni sono rimettilo, morbide. Rimettilo. E lo scarico è chiuso. Adesso, se vai da sport, comincia... Da sport si aprono un po' i scarichi. Pista, sono completamente aperti. Sì. Cambia. Io li tengo sempre comunque aperti, perché così... Ok. Mi piace. Pensa. Di bello cosa c'è, ragazzi? Caricatore wireless. Ah, vedi? Ah, queste sono... Neanche le ultime BMW ce l'hanno come oggi. Cos'è questo qua? Non me l'hai accorto. Spingi il pulsante qua, metti il poggio sul telefono e si carica il telefono. E questa siamo proprio... Altre piccole cose, vabbè, queste sono tutte le macchie di pelle. Questa qua l'ho vista simi proprio Ferrari, eh. Sì. Giri, cambi la temperatura, vedi? Poi, i sedili si scaldano e si freddano. A proposito, ragazzi, i sedili che si scaldano... Lo sappiamo tutti. E io ho detto, vabbè, quando mi ha detto ti rinfresco il... E ho detto, ma che sta zitto? Cioè, sentite che si rinfrescano. Sì. Incredibile, ragazzi, incredibile. Condizionati. Cioè, sentite condizionati, ragazzi. Questa è una chicca, come dice Patrick, ok? Adesso riapriamo che facciamo il video col drone, va? Sì. Vai. Vediamo, adesso vediamo i 20 guarda, secondi. Guarda. Sì. E ce lo fu. Comunque, ragazzi, questa era la 50 edition. Bravo. 50 anni di Camaro. 50esimo anniversario. Sì. Vedi, c'è scritto 50 sul volante, guardate. 50, 50esimo anniversario, Chevrolet Camaro, ok? Dagli col drone, va. Ma poi, ragazzi, quando vedi la Camaro, a prescindere che anno, modello, vedi Transformers. Quindi Bumblebee è sempre presente in noi. Camaro, Bumblebee, Transformers. Non è gialla, ma ce la famo diventare, vero, Maure? Che strisce gli famo noi? La famo frappa? C'è problema, raga. Gialla, bianca, nera, grigia, Bumblebee. I Transformers stanno dentro di noi, ragazzi. Sempre e comunque. Detto questo, grande chiusura, stavamo a Campagnano, raga. 4 km che si fa le lunga, che poi oggi sarà girà, siamo operativi. Non gliel'ho detto a loro. Comunque mo vedete Valle Lunga oggi. Ah certo, un altro appunto. Sintonizzati, perché presto
faremo degli eventi importanti, esclusivi, abbastanza grandi, in collaborazione tra Vallelunga e Campagnano. Quindi questi 4 chilometri saranno segnati. Bene. Non possiamo dire più niente. Ma adesso sintonizzati, regà. E ti saluta Patrick Afile. Ti sembra giusto? Ti saluta Patrick, Mauro, Bumblebee, questo Vallelunga, Campagnano. Patrick è migliorato, ragazzi. E adesso ti do a te l'onore. Ma questo dove è spuntato? A te l'onore. Dove è spuntato questo? Lui è sempre con me. Ho appena detto che sei un Patrick diverso. Però questo dai, questo ce ne sta. Oggi l'onore è a Mauro, questo a mio amico Mauro. Ragazzi, vi lasciamo in conclusione, ok? Lasciate un like e un commento, altrimenti il biberone vi aspetta. Ti saluta Patrick. Super Guardian.